Cittadino viene richiesto innanzitutto di esibire un documento di riconoscimento che deve essere poi attestato nel modulo di autocertificazione e fondamentalmente viene chiesto la motivazione che giustifica lo spostamento, quindi è molto importante indicare l'indirizzo di provenienza e anche l'indirizzo di destinazione. È necessario che poi il soggetto giustifichi l'uscita, diciamo, della propria abitazione per le motivazioni previste nel decreto, quindi per esigenze lavorative, per motivi di lavoro o di studio o per altre situazioni di necessità. Ecco, attenzione perché poi chiaramente queste informazioni vengono scaricate in un database, giusto? Vengono scaricati in un database dove è consentito fare dei controlli incrociati per verificare la veridicità o l'eventuale, insomma, inesattezza delle dichiarazioni riportate nei moduli di autocertificazione.